Buona domenica a tutti, il nostro appuntamento del weekend, la rubrica segnalata by Insel, che per oggi verrà anche eseguita ed inviata a chi è iscritto sia al canale YouTube mio personale che al canale gratuito e Telegram. Per iscrivervi al canale Telegram trovate tutto all'interno della descrizione di questo video e così come la possibilità anche per chi non è abbonato di abbonarsi al portafoglio Italia. Come nostra consuetudine, la rubrica dà uno sguardo, una view su quello che è successo nell'ultima settimana sui principali asset finanziari e soprattutto cerca di capire, di porre le basi per come potrà svilupparsi la nuova settimana, in particolar modo a Piazza Affari, cercando poi i titoli che potrebbero essere interessanti. E dobbiamo subito dire per iniziare che la settimana appena conclusa è stata una settimana all'insegna della volatilità, nervosismo, debolezza, vendite. E questo perché? Perché innanzitutto crescono sempre di più i timori di una Federal Reserve più aggressiva. Si inizia a parlare che nel mese di marzo la Fed potrebbe alzare di 0,50 i tassi di interesse. Questo per combattere un'inflazione che ormai viaggia sui massimi degli ultimi decenni e in questo contesto che già basta per essere nervoso, troviamo la diffusione di Omicron e le tensioni poi geopolitiche tra Russia e Ucraina, senza dimenticare che abbiamo visto la stagione dei trimestrali che oltreoceano sta entrando nel vivo con luci ed ombre. In particolar modo durante questa settimana ha deluso Netflix e in particolar modo la View per i prossimi trimestri con un titolo che venerdì ha incontrato un vero e proprio sell-off. Per quanto riguarda invece il nostro paese, credo che il focus, il driver, sarà tutto rivolto alle elezioni del Presidente della Repubblica. E abbiamo visto come lo spread è tornato a salire, l'incertezza è presente nel nostro paese. Noi sappiamo benissimo che quando c'è incertezza politica, gli investitori iniziano a ritirarsi dal nostro mercato. Quel mercato che dobbiamo dire nel 2021 aveva visto il ritorno degli investitori stranieri. Importante sarà cercare di capire dove la figura di Mario Draghi la troveremo la prossima settimana. Detto questo, apriamo velocemente i nostri monitor perché sul mercato delle valute torna a indebolirsi in questa settimana la moneta unica europea, che torna nei confronti del dollaro sotto quelle famose resistenze, area 1,1370, e a questo punto da monitorare saranno i primi supporti di breve, area 1,13, sotto i quali potremo andare a testare l'area dell'1,1250. 1,12 e 40. È stata una settimana, dobbiamo dire, importante anche per le principali materie prime. Questo è il natural gas che invece è stato oggetto di vendite con prezzi che tornano sotto la soglia dei 4 dollari e guardano a questo punto i minimi di periodo 3,58. Sicuramente la rottura dei 3,58 aprirebbero ulteriori spazi ribassisti per quanto riguarda il natural gas. Mentre per quanto riguarda il WTI, la giornata di venerdì ha visto arrivare le prese di beneficio. Io credo che l'impostazione di fondo rimane chiaramente al rialzo e come abbiamo detto nei nostri report giornalieri con i vari abbonati, eventuali discese anche verso area 75-76 dollari potrebbero rappresentare occasioni d'acquisto. Sì, siamo molto lontani, però è possibile anche che con una fase di correzione, visto anche il rally a cui abbiamo assistito durante gli ultimi 2 mesi, il petrolio potrebbe anche farlo. Mentre per quanto riguarda il gold, attenzione perché brecca le resistenze 1830-1835 e si chiude la settimana praticamente su questi livelli. La tenuta appunto di area 1830 potrebbe far proseguire il recupero che si è innescato nel mese di dicembre e a quel punto potrebbe spingere i prezzi fin verso area 1870 dollari l'oncia. Dicevamo di mercati azionari deboli. Lo è l'S&P 500, lo è Wall Street in generale, perché l'S&P 500, attenzione, dà un segnale di debolezza che arriva durante questa settimana, perché andiamo a rompere i minimi di dicembre, quindi questo rompiamo anche la media mobile a 200 giorni, questo è sicuramente un segnale short, un segnale di debolezza che potrebbe anche aprire le porte ad una fase di prosecuzione che avrebbe un prossimo target ribassista sui minimi di ottobre, ovvero area 4300 punti. Solo
oltre 4, con la ripresa dei 4.500 punti si avrebbe un segnale di positività, quindi massima attenzione, perché se i prezzi non dovessero ritornare sotto i 4.500 punti, allora la correzione di Wall Street potrebbe farsi più profonda, come il Nasdaq 100. Ormai il Nasdaq 100 è entrato in un territorio orso, siamo ormai velocemente arrivati, in questo caso sui minimi toccati durante il mese di ottobre, 14.350, 14.400 punti, quindi anche in questo caso importante sarà la tenuta di questi nuovi livelli per evitare che questa appunto forte fase correttiva, e diciamolo, il Nasdaq paga la risalita dei tassi di interesse, perché il Nasdaq era quello che si era avvantaggiato da tassi fermi, da costo zero, e quindi il rialzo dei tassi di interesse è il settore, quello tech, su cui verrebbero concentrate le vendite, la debolezza, e quindi il Nasdaq con la rottura appunto dei minimi di ottobre potrebbe proseguire fin verso la soglia dei 14.000 punti. Rimbalzi che non dovessero spingersi oltre 15.000 punti verrebbero lette come occasioni short. Per quanto invece riguarda il DAX, anche in questo caso è una settimana di debolezza, però rispetto ai mercati americani, gli indici europei riescono a tenere meglio. Il DAX tiene la media mobile a 200 giorni, nel breve è importante la tenuta dei minimi settimanali, 15.500 punti, perché sotto questa soglia di prezzi potremmo andare in direzione di 15.300, ma poi andare a vedere la parte bassa di questo ampio trading range rotto durante mesi di novembre e di dicembre, e posta sui 15.000 punti, quindi anche qui massima attenzione al DAX. Mentre per quanto riguarda il nostro indice principale, il FTSE MIB, anche qui settimana negativa, settimana debole, prezzi che al momento tengono anche questa trend line rialzista che si innesca dai minimi del 2021. E nel breve è importante la tenuta dei 27.000 punti, perché sotto di essa andremo a testare gli ex massimi di agosto, ovvero area 26.650. Come vedete, anche il nostro indice è messo meglio rispetto ai mercati americani, che già sono in fase di segnale, possiamo dire, segnale ribassista, segnale short. Ancora il nostro indice non lo è, il nostro indice mantiene un'impostazione di fondo al rialzo, e credo che importante sarà appunto il market mover in Italia, il Presidente della Repubblica. Abbiamo visto lo spread, lo vediamo sullo sfondo, 141 punti base, con prezzi che nella giornata di mercoledì si sono spinti anche oltre la 145. Ricordo che in settimana il vero market mover sui mercati verrà rappresentato dalla riunione della Federal Reserve. Comunque, nello specifico, lunedì avremo i dati che arriveranno dal settore manifatturiero cinese, dalla manifattura tedesca, la manifattura poi a livello europeo, tutto questo nella giornata di lunedì, e poi la manifattura che arriverà da oltreoceano. Nella giornata di martedì avremo l'IFO tedesco, anche qui misurerà lo stato di forma delle aziende tedesche, l'indice Fed di Richmond, la fiducia dei consumatori, sempre da oltreoceano. Mercoledì, tra i dati, credo, importanti e senza ombra di dubbio, a parte la riunione della banca canadese, però credo che la riunione importante, il market mover, sarà rappresentato dalla riunione del FONC, la Fed, e la decisione sui tassi di interesse. Qui riusciremo a capire dove la Fed, se Powell ci dirà se a marzo quanti tassi, quanto sarà il rialzo dei tassi di interesse, quali sono le aspettative appunto da parte del FONC per cercare di far capire al mercato quello che potrà succedere. Il mercato in questo momento sconta Fed veramente aggressiva con 4 anche rialzi dei tassi di interesse, quindi nel caso in cui la Federal Reserve non dovesse dare segnali di forta aggressività, potremmo anche avere un importante recupero sui listini americani. Poi avremo nella giornata di giovedì i profitti delle industrie cinesi. Ricordiamoci che la Cina ha abbassato durante la settimana il costo del denaro per andare incontro ad una debolezza dovuta al Covid, ma anche alla debolezza di liquidità, alla mancanza di liquidità sul settore immobiliare. Poi avremo gli ordinativi di beni durevoli, sempre arriveranno nella giornata di giovedì da oltreoceano, il PIL, quindi anche in questo caso giovedì una giornata importante con i consumi che arriverà dall'oltreoceano, mentre poi chiuderemo la giornata di venerdì con
l'Europa con la fiducia dei consumatori, le aspettative per quanto riguarda l'inflazione, e mentre da oltreoceano arriveranno poi gli indici, appunto, i prezzi di spese personali, l'indice del costo del lavoro, quindi anche in questo caso dati importanti insieme alla fiducia del Michigan. Quindi credo che la prossima settimana sarà una settimana importante, condita anche dalle trimestrali che continueranno ad arrivare dalle aziende americane. Ricordo poi, come ho detto all'inizio, la possibilità di iscrivervi al canale gratuito, canale YouTube mio personale, Pietro Lilia, basta che lo cercate sul web, lo troverete anche all'interno poi dei video che giornalmente vengono inviati, e ricordo anche la possibilità di iscrivervi al canale gratuito Telegram, che non è un canale dove vengono inviati segnali di acquisto sui mercati, quello è strettamente rivolto a chi si abbona al portafoglio Italia, ma troverete informazioni, interviste e analisi anche su Piazza Affari, sugli altri mercati, qualche volta qualche titolo che potrebbe essere interessante, quindi anche didattica, quindi un importante canale anche per poter essere sempre presenti giornalmente e sapere tutto ciò che succede sui mercati finanziari. Andiamo a vedere ora Piazza Affari tra i titoli che potrebbero essere nella prossima settimana interessanti, partendo dalle Blue Chip e 40. Tra i titoli che potrebbero muoversi a Piazza Affari troviamo Intesa San Paolo. Qui abbiamo un titolo forte, un titolo che durante la settimana ha cercato di testare queste importanti resistenze e top di periodo, area 2,58. L'eventuale superamento, dal mio punto di vista, innescherebbe un movimento importante, un movimento rialzista che potrebbe anche spingersi verso area 2,65-2,70. Al contrario, discese sotto le 2,50 potrebbero essere sfruttate per delle veloci operazioni short, operazioni ripassiste sul titolo. Poi abbiamo il titolo Leonardo, un titolo che noi abbiamo già in portafoglio, e il trend è chiaramente rialzista, quello partito nel mese di dicembre. Nel breve ora serve il break dei 7 euro per dare prosecuzione a questo movimento. Chi non ha il titolo, la tenuta dei 6,70 rappresenterebbe ex massimo di novembre un'occasione d'acquisto, un'occasione appunto per entrare sul titolo, e poi per rimanere sempre tra le blue chip, senza dubbio andiamo a monitorare il titolo STM, perché il titolo STM, la correzione che segue il Nasdaq, ha portato il titolo nostro, italiano, tecnologico, a testare le importanti ex resistenze di settembre, la soglia dei 40 euro, che più volte anche nel mese di dicembre hanno arrestato le fasi di leggera correzione. Quindi importante la tenuta dei 40 euro. Sotto sicuramente apriremo le porte ad una fase correttiva che potrebbe essere sfruttata per operazioni short, con primi target la chiusura del gap up, è stato aperto il 28 di ottobre, area 38,84, e a proseguire altri target ribassisti, 36,70, 37 euro, e a finire l'area dei 35 euro. Quindi anche il titolo STM è da monitorare. E altro titolo da monitorare per rimanere sempre tra le blue chip 40 è il titolo Moncler. Noi siamo entrati durante la settimana in questa fase correttiva, gli abbonati al portafoglio blue chip, e eventuali discese in area 55 euro e tenuta di questi livelli, dal mio punto di vista, sono occasioni veramente importanti. Per quanto riguarda le mid cap, senza dubbio dobbiamo dire che in una settimana che ha visto questa correzione importante, chi è abbonato al portafoglio mid cap sta vedendo una performance importante del titolo ES Automotion. Noi siamo entrati durante le scorse settimane nei pressi dei 4,10-4,20 euro. Il titolo ha rotto le importanti resistenze poste sui 5. Questa settimana verranno dati i dati preliminari del 2021 che dovrebbero essere ottimi, ed eventuali correzioni che riportassero i prezzi verso area 4,95-5 euro rappresenterebbero occasioni ancora d'acquisto. Credo che sia uno dei titoli più forti in questo momento a Piazza Affari, e noi lo abbiamo in questo momento in portafoglio, e quindi è importante questo. Situazione identica anche su Innovatek, abbiamo cercato l'acquisto più volte, abbiamo cercato l'acquisto anche durante la scorsa settimana sull'aumento di capitale di rivolta di investitori istituzionali. Non siamo riusciti ad entrare, però lo mettiamo sempre in watchlist, perché ritorni verso area 1,80-1,82 anche in questo caso sono occasioni importanti,
sul titolo Innovatech. Come credo che sia interessante la fase correttiva che potrebbe, che a cui sta andando incontro il titolo Maire Tecnimont, titolo forte, e i livelli che noi monitoreremo sono posti in area 4,05-4,10, anche perché la rottura del super trend farebbe continuare appunto questa fase correttiva. Ed infine il titolo Intech, e anche qui trend chiaramente rialzista. L'area interessante da monitorare per acquistarlo è posto su area 0,48. Comunque, poi durante la settimana vedremo se capiteranno occasioni di acquisto o di vendita su alcuni titoli, quindi long o short. Chi non è abbonato consiglio appunto di abbonarsi al Portafoglio Italia. Trovate tutto quello che serve all'interno della descrizione di questo video, come la possibilità anche di iscrivervi, come ho detto prima, al canale YouTube di Trend Online di Pietro Riglia. Con questo è veramente tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona domenica sia agli iscritti al Portafoglio Italia, ma anche per questa volta, per questa eccezionalità di far vedere la nostra rubrica del weekend anche a chi non è abbonato, appunto auguro buona domenica. Ci vediamo sui social, ci vediamo sui canali e agli abbonati ci vediamo domattina con il commento di apertura e poi come prosegue la giornata. Grazie di tutto e a domani.